Buongiorno da San Vendemiano, siamo alla partenza dell'ottava tappa del Giro Donne e siamo qui con Gaia Realini, appena compiuto 20 anni, nata a Pescara, è un'atleta giovanissima ma ha già raccolto un bellissimo risultato già alla seconda tappa e all'arrivo di Prato Nevoso. Come sta andando il tuo giro? Beh, diciamo che, come hai detto tu, è la mia prima partecipazione a questo Giro d'Italia e diciamo che sono soddisfatta fino ad oggi delle mie prestazioni, cosa che non mi aspettavo, però dai, sta andando bene e speriamo di finirla al meglio. Gaia arriva dal ciclocross, infatti è un'atleta che pratica la multidisciplina. D'inverno appunto svolge attività differente dalla strada, il ciclocross, e durante il resto della stagione appunto la vediamo partecipare alle gare su strada. E sappiamo che la tua priorità era il ciclocross. Ora, dopo questo giro, visto che stai andando direi alla grande, hai cambiato idea? Beh, diciamo sicuramente la passione più grande rimane il ciclocross, però diciamo che nonostante questo ci potrebbe essere diciamo una deviazione, questo non lo so, vediamo più in là, vediamo come si evolverà la situazione e ci adatteremo. Benissimo, sei seconda in classifica generale, nella classifica riservata alle giovani e io direi che puoi benissimo combattere per portarti a casa questa maglia bianca. Sei a solamente 37 secondi, se non sbaglio, dalla prima in classifica, quindi cosa ti aspetti dalla tappa di domani? Beh, sicuramente sarà molto difficile perché cioè, ci controlliamo, però darò il massimo, darò il tutto per tutto come se fosse l'ultima tappa e me la giocherò e vediamo cosa si può fare. Bene, allora un grandissimo in bocca al lupo da parte nostra di BC Pro e good luck! Grazie!